Amici di Piazza Grande, ben ritrovati, un saluto al professor Giulio Ludicista. Professore, ben trovato. Che affettuosamente ringrazio. Allora, noi ovviamente parliamo di quanto accade nel nostro territorio, ci soffermiamo su Corigliano Rossano e andiamo anche oltre. Ma la prima domanda che le faccio riguarda quella che secondo me alla fine, molte volte, alla fine è un argomento bistrattato, però è sempre attuale. Ossia, sto parlando della storia politica, amministrativa, della politica della nostra città. So che adesso magari a lei piace spaziare su altri temi, però è qui, è senza Bibbia, senza re, quindi rispondo. Adesso, perché col passare degli anni il decoro urbano è sempre una nota dolente storicamente della nostra città? Ci si pensa dopo, è un argomento di basso livello politico, ci sono problemi nella macchina comunale, ma da sempre. Perché? Anche l'occhio è curato. Nella domanda basterebbe questa domanda per fermarci un po', un'oretta, a parlare del più e del più, non dico del più e del meno. Che va più? Noi qui abbiamo detto, ci interroghiamo su quello che accade intorno a noi in questa città di Corigliano Rossano, ed io mentre tu mi facevi, mi ponevi questa domanda, io immediatamente dicevo tra me e me, ne vale la pena porci domande su questo contesto di Corigliano Rossano. Cioè perché? E perché vedo che il domandarsi certe cose non so fino a che punto vale. Perché non vedo il frutto, punto. Ma dico, forse non vale neanche porsi domande in generale. Mi hai introdotto nel tuo studio ponendomi un problema di dantesca memoria ed io tra quelle due o tre cose, non mille cose che altri ricordano, ma tra quelle due o tre cose che io ricordo di padre Dante, ecco, c'è questa, e che mi torna puntualmente alla mente. Ascoltatemi, dice lui, non ponetevi troppe domande, non ponetevi domande perché a certe domande non c'è risposta. Ecco. Allora, probabilmente nel tempo in cui viviamo, io dico con molta tristezza che ad una domanda del genere, che guardi il presente, il futuro ed anche il passato di quel che hanno portato, probabilmente non c'è risposta. Il decoro, sa? Perché non ha, anzi, perché non funziona il decoro urbano? Perché non c'è decoro nella urbanità di questo territorio? E mi chiedo anche, ma è sempre stato così? Perché non dobbiamo essere neanche facili nelle risposte. Sarebbe facile dire sempre stato così. No, non è stato sempre così. Perché io ti posso assicurare, per quelle 3-4 pagine che ho letto di storia locale, io ti posso dire che quando il comune di Corigliano e quando il comune di Rossano dovevano fare i conti con il LAPIS sulla carta per mettere insieme qualche centesimo o qualche ducato di decoro nella città, ce n'era di più.
perché c'era, come dire, una visione quasi generale. Oggi, da un po' di anni, o da molti anni, non avviene più in questi termini. Perché? Sostituiamo le lampadine di diane X. Ma questo non è uno, scusa. Perdona. No, ma che cosa? Rifacciamo il mando stradale. Ma che non è così, ma non può essere. Quante volte mi è stato detto? Il decoro non è così. Quante volte mi è stato detto? Ti faccio un esempio. Perché mi ci porti tu, per un tipo di racconto che abbiamo fatto insieme qui quando c'era anche ospite tuo padre. Fatemi l'esempio. E l'esempio era questo. Dissi una volta, bella camicia, dissi a tuo padre, ma perché, mi rispose, perché vedi, è intonata alla cravatta, alla giacca, al pantalone, alle scarpe, ai calzini, eccetera. E vado a casa e chiedo. Chiedi, tranquillamente puoi chiedere. Se con bugia mi fai molto. Ecco, allora, questo è il decoro. Se non c'è questo modus, questa misura, non ci può essere decoro. Perché che io metta una bella cravatta. Molte volte mi è stato chiesto. E sotto c'è una camicia stonante. Che decoro! È stato risposto. Allora il decoro deve essere un manto che avvolga tutta quanta la mi è stato risposto. Manca l'autorità di chi la mattina può andare al comune e dire tu adesso che hai questo conto, questo ruolo, questi fondi a disposizione devi andare a fare questo. Non manca l'autorità. Io non posso pensare che manchi l'autorità. Se io dico manca l'autorità, come dire? Del legittimo lente. Tolgo prestigio a quella figura istituzionale che per legge ha autorità. Probabilmente manca il raccordo tra chi ha la funzione politica e chi poi materialmente esegue. Ma fermiamoci qui, allora facciamo una domanda di riserva. C'è stata l'elezione di secondo livello, e praticamente è stata eletta come presidente della provincia di Cosenza, per la prima volta una donna, e tra l'altro è stata ospite proprio qui nei nostri studi, due o tre giorni prima della votazione, e l'abbiamo intervistata, la dottoressa Sulcurro, con la quale avevo lavorato, e ha messo in campo le sue idee, ha fatto una campagna elettorale di apertura, ed è la prima donna presidente del Castello. Come sempre accade dopo le elezioni, volano gli stracci, ma a Corigliano Rossano gli stracci stanno volando già da un bel po', e notiamo spesso, anche dal punto di vista proprio dialettico, prese di posizione, non ci teniamo comunicate stanno, ma prese di posizione con parole, non voglio chiamarle sgradevoli, ma certamente non così cordiali, uno contro l'altro. Parliamo dei consiglieri di maggioranza, consiglieri di opposizione, ex candidati al sindaco. Alla fine, il tempo dirà che ha ragione, che ha torto, anche se in 3 anni questo straordinario miglioramento purtroppo non l'abbiamo visto, però anche proprio dal punto di vista istituzionale, questo contesto, come lo giudico? Allora, io spendo una parola sulla vigilia della vigilia di questa elezione di secondo livello. Di secondo livello perché avevano votato i consiglieri comunali, non è per la gente. Benissimo. Al di là del fatto che non vi ritrovo nella maniera assoluta nel campo di questa normativa, di questa legge, che poi è anche riforma della riforma, eccetera.
per contenere i costi. Sì. Beh, sì, ma i costi, i costi non si contengono, svuotando il contenuto utente e tutto ciò cui quell'ente deve dare risposta. Cioè, comunque si tratta della riforma, della riforma, della riforma. Bene. Anche perché forse in tutta Italia una delle poche provincie che funzionava era la provincia di Cosenza, ma era la comunque sì, no. ci risulta che alla vigilia di questa elezione del secondo livello ci sono stati alcuni movimenti. Ci sono state anche alcune proposizioni. Potrei candidarmi io, potremmo candidare il sindaco X, eccetera. Risulta che a un certo punto queste proposizioni sono state messe da parte, che chi aveva detto mi candido io si è messo da parte, che chi aveva detto candidiamo il sindaco di si è messo da parte. Bene, la provincia di Cosenza ha il suo presidente, una volta sempre sincera, non preside, il presidente di una provincia era un preside, poi un altro occhio di due preside. Bene, la provincia di Cosenza ha un presidente. Bene, che si tratti di una donna, io questa volta ho piacere, ma non perché sia un femminista o perché è femminipoteroso, questo e quell'altro, ma perché, tu dicevi, questa è la prima presidente o presidentessa di una provincia della presidente. Ecco, chissà che mi sono detto. Con grande esperienza politica, no? Per carità, per carità. Mi sono detto, chissà che per dimostrare che le donne in certi posti valgono più o almeno quanto gli uomini, questa persona già sindaca, quindi con una esperienza, non si dia veramente da fare, non dico per stravolgere l'assetto della provincia di Cosenza, ma per migliorarla, per renderla più produttiva, per sostituire certe coreografie, certi scenari, per riportarla ai suoi impegni statutari. Che significa? Che per esempio la provincia non deve spendere soldi a mandare come si chiamano, carrozze, pullmanini nelle piazze, la provincia deve pagare ad altre cose più materiali, ecco. Poi alla cultura, assistenza al territorio, assistenza al territorio. Poi alla cultura, lasciamo che la cultura ci pensano gli enti, le associazioni, le accademie. Nella prossima settimana parleremo di quelli che sono non di letteratura, no. se vuoi voglio parlare di letteratura come dire però è stato un paese no paesana possiamo anche improvvisare la letteratura come dire quella grande, ve lo dico già da adesso, vi voglio coinvolgere la settimana prossima su i sepolcri, la processione del Benevento, su quello che rappresentava anche questo flusso, perché diciamoci la verità, era anche proprio un'usanza, non prettamente religiosa, perché era proprio un'usanza che un po' tutta la cittadinanza si raccomandava. Per fortuna, la tradizione resiste. Ritorna quest'anno dopo le esigenze dovute al corpo, purtroppo dobbiamo dire, cerchiamo di essere delicati. La parentesi pandemica ha danneggiato molto le tradizioni locali. Io devo dire, perché a chi lavora in certi campi dobbiamo dare anche, non dico il merito, però dobbiamo dire grazie, ecco, che dico,
al coordinatore di questa istituzione, cioè grazie nel nostro caso al priore e a chi col priore collabora, le manifestazioni della Settimana Santa a Corigliano, chiusa la parentesi della pandemia, tornano come dire alla bellezza e riscaldano il cuore, perché abbiamo soprattutto, visto che stiamo parlando di per cui diamo merito a chi questa operazione, anche ai tanti giovani che sta curando e sta curando, cioè anche ai tanti giovani che si impegnano, vogliono vedere la... E non faccio nomi perché potrei essere accusato di rapporti amichevoli, di rapporti affettuosi. Questo è l'ultima domanda. Però il priore e i suoi collaboratori mantengono viva una tradizione che merita di essere consegnata al futuro. Quanti anni prima si organizza una campagna elettorale amministrativa vincente e soprattutto quanto è grande ancora oggi con l'attuale politica, ci sono social e tutte queste cose qua, un candidato che rischia di bruciarsi, quando è, fino a quando è che non deve uscire? Però vi do un minuto di tempo per questo. Io penso che chi dice non era nelle mie, non ci ho mai pensato, però gli eventi, gli amici, il contesto politico amministrativo mi hanno costretto a candidare. Allora, chi dice così è un grande, grandissimo bugiardo. È un bugiardo. Poi che voi ci saranno altri 10 pezzacchiotti pronti a credere. A sopportare. Io dico che chi si candida domani ci ha già pensato 5 anni fa, già 5 anni fa ha fatto. Ma la campagna elettorale per quelli non lo sanno, ha fatto i suoi gradi conducini. Allora, la campagna elettorale per Corigliano Rossano è partita. La campagna elettorale, ascoltate bene, la campagna elettorale per la prossima consultazione elettorale è già partita, ma è già partita non da oggi, è partita, se dico da un anno dico quello che non penso, è partita da sempre, è partita la prossima settimana, allora, ci dedicheremo alla Pasqua e poi c'è, caro Matteo, c'è chi lo dice, sono partiti ed io apprezzo questa persona, perché tacere? Io aspiro a candidare oggetto. Da lei non mi aspetto perché da c'è. Anche lei sa mica di me che ci sono i guidi, ci sono i benissimo. Allora, non mi prendete in giro. Allora io ho detto così. Io ho detto. C'è chi lo dice, c'è chi lo pensa e non lo dice, c'è chi lo pensa e si è consultato soltanto con 2-3. Posso dire, amico non è ausente, non mi sento di dirlo, dovrei dirlo con un altro, ma non lo dico se è amico di secondo livello. Non lo dico. Allora, tra chi lo pensa e non lo dice, tra chi lo pensa e si è consultato, come dire, con la cerca dei suoi più familiari, e tra chi invece lo pensa ed esce allo scoperto e lo dice già oggi, io preferisco questa terza persona. Grazie a tutti quanti voi per la cortese attenzione, è sempre un piacere sapere che ci seguite con interesse non solo su Treviso della Cassano ma anche su Piazza Grande TV e quindi tutto il mondo. Grazie al professor Giulio Decisi, grazie a tutti quanti voi, arrivederci alla prossima settimana, sempre qui, sempre in Piazza Grande. Grazie professore, arrivederci.